Che ne pensi? Chi fa quello zappo arriva in ritardo, non lo sai? Ah, vabbè. Che vuoi dire? Che vuoi dire qualche cosa? Che ha fatto... Ah, pure di qua, oh. Sono giusto un po' di... Che, vabbè, perché è rotto l'aggancio, altrimenti andrebbe bene, no, quindi no, hai fatto... deve entrare un po' di più, perché quell'altro poi è conico, capito? Questo non è conico, quindi si ferma così, però... Però? Va bene, a parte sti cazzi, fallo meglio te. Ma si iscriveranno al canale? Ma... Non lo so, fallo meglio te. No, mangia l'hamburger, va. Via. Porco mondo, si è rotto. Si è spezzato. Poi dice che uno si arrabbia, no? Perché si è rotto questo qua del lato guida. Dico, vabbè, nel frattempo magari posso provare a inventarmi qualcosa. Vabbè, ok, intanto li sostituisco. Dico, prendo quello di sinistra e lo metto sul lato guida, no? No, quello di destra, giusto? Sì, quello di destra. Dico, lo metto su questo qui di sinistra e dico, bah, speriamo mi si rompa pure quello. Vaffanculo. Ti sei rotto pure questo. Ecco. Così ho tutti e due rotti. E allora che ne so? È possibile trovare un sistema per incollarli? No, perché tanto non li incolli. È impossibile incollarli questi. Pensavo, che ne so, di fargli una sorta di chiodo dentro, ma tanto questa è la plastica, oramai è cotta. È che la macchina è vecchia, andrebbe rottamata, ma no, io non voglio buttare via nulla, a parte che poi non ho nemmeno i soldi per comprarne un'altra. Come faccio? Via il generatore di Van der Graaf, adesso mettiamo da parte e cerchiamo di risolvere questo problema. Io vorrei provare a tirarlo via, non ci si riuscirà. Perché questo è stato messo dentro, non è che è in segno of forza. Tanto si deve rompere, no? Scanso un po' il telefono. Gli do due martellate. Eccolo, viene via. Che è? Quindi questo potrei anche riutilizzarlo. Ora devo ricostruire un qualcosa del genere. Così, no, com'è? Così, ecco, così. Come si fa? Va bene. Oh, porca puttana, pure si è spezzata pure la cosa. Vabbè, insomma, io devo fare una cosa così, una cosa a squadra. Bah.
Poi voglio dire, un centimetro non è una cosa così complicata. Quindi non rimane che comprarli nuovi. Però se li compro nuovi mi danno anche questi praticamente, che non mi servono, c'ho da fa, ce l'ho già. Mio amico Salvatore mi diceva vai allo sfascia carrozze e comprali, però ho visto che si vetrificano, quindi rischio che vado allo sfascia carrozze e magari si rompono pure quelli. Quindi mi è venuto in mente, visto che lo spessore è di un centimetro, non ho trovato tubi di alluminio, mi è toccato comprare questo. Un tubo di acciaio inox da un centimetro, paro paro. E praticamente è lo stesso che usai per fare questa mazza da golf un po' di tempo fa. Stesso tipo. Per la modica cifra di 12,5 euro. Adesso mi devo inventare il sistema per fare la piegatura. Il piegatubi non ce l'ho. Il mio amico Dario mi ha detto guarda te la presto, sì però oggi c'ho tempo di fare sti lavori, domani no. Vediamo così, la vedo male, la vedo molto male, però bisogna mettere qualcosa dentro che ci metto dentro, ma che ci metto dentro? Un cavo elettrico. Via, proviamo. Bravi, infine chi se ne frega. Ma il problema è che questo non viene più fuori. E lo tagliamo. Che problema c'è? Lo tagliamo e festa finita. E siccome poi sopra
Una vite. Fa un po' cagare, ma chi se ne frega, tanto la macchina mia già fa cagare di suo, quindi il problema non si pone. Proviamo un po', va. Diamo la vite. Diamo cacciavite la punta adeguata per il cacciavite. Se non ero un maker, no? Un fai da me. Fai da me, è andato dalla Fiat e l'avevo comprato. Via. Invece sono un maker senza una lira. Fanculo. Ok, allora questo deve andare così. Poi questo deve andare così. Caccio di tozzo. Vabbè, dai, su, funziona, via. Di merda, ma funziona. Adesso metto pure quell'altro. Inseriamo. Spero di aver risolto anche a voi un piccolo problema. A quelli che hanno la Panda, tanto siamo in tanti a avere la Panda. Ah, che bellezza. Occhiali. Mascherina. E via. Si parte.